Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito. Allora, spesso mi dite che, vabbè Fabio, ma fai sempre auto potenti, fai sempre auto grosse, fai auto più umili, vogliamo vedere le auto più umili. Va bene, poi non dite che non vi do ascolto e vi sfido a trovare una macchina più lenta di questa qui, eh. Sto parlando della Mini Cooper R56 1.6 benzina aspirato. 75 cavalli, mamma mia come soffro. Ok, mi sono ripreso. Allora, oggi andremo a fare una rimappatura della centralina su questo 1.6 aspirato da 75 cavalli. Per cui adesso munitevi di coperta e cuscino, facciamo il lancio originale che sarà un po' lungo, presumo, quindi mettetevi comodi, vediamo la potenza che dà e poi cominciamo. Siete pronti? Cominciamo. Terza. Ok, allora vediamo il lancio originale. Ecco qua, allora 74 cavalli, in realtà sono 72, mi ha svirgolettato alla fine, sono 72, poco importa. Comunque direi fedele a quanto dichiarato, 115 Nm, erogazione un po' lacunosa, soprattutto in questa zona, devo dire. Allora, adesso facciamo una lettura della centralina tramite virtual reading direttamente dall'OBD. Ottengo il file originale, quindi lo lavoro e vediamo cosa ha da dirci questo motore. Ecco qua, sono già pronto col computer attaccato dentro l'OBD della vettura, quindi adesso faccio una virtual reading, quindi una lettura virtuale della centralina originale, ottengo il file della centralina e vado in laboratorio a prepararlo. Ok ragazzi, scrivo la mappa stage 1 esattamente come ho fatto la virtual reading, ora non mi resta che aspettare per scoprire se questo 1.6 ha ancora qualche asso nella manica. Ragazzi, vediamo se c'è un po' di differenza. Va bene ragazzi, vediamo il modificato. Siamo arrivati a 99,97. Dai, dammi almeno i 100, io spacco qualcosa adesso. Allora, diciamo 100 cavalli e 130 Nm con un'erogazione decisamente più lineare, più piena. Guardate in quest'area qui, e beh, l'erogazione della potenza è tutta un'altra cosa, gli alti apre veramente tanto. Quindi ok, il risultato c'è stato, ma attenzione, vi vedo già in panico che pensate che la vostra punto 1200, ecco no, questo qui è un motore che parte depotenziato, ha una base meccanica già capace di fare di più ed è stato semplicemente limitato elettronicamente, quindi calma, adesso la vado a provare. L'ho provato originale prima, devo dire che questa è una di quelle auto il cui 0 a 100 va preso col calendario, però vediamo un po' adesso come va. Beh, almeno va. È diventata un'auto normale, devo dire, ok? Non è eccessiva, non è niente di distruttivo, però perlomeno si riesce a andare in strada un po' più sicuramente.
sicurezza, a fare un sorpasso un po' senza prendere in mano tutti i rosari che si hanno in macchina. Devo dire che va bene, dai, sono contento, torno alla base. Insomma ragazzi, ci siamo un po' divertiti oggi con una piccola aspirata, visto che mi avete chiesto in tanti di fare video per auto un po' più piccole, un po' più comuni. Questa qui spero che sia stata all'altezza o alla bassezza delle richieste. E considerate però, come vi ho detto, che non tutte le auto di piccola cilindrata aspirate benzina sono così fortunate, così predisposte. Ecco, se avete un R8 V10, tutt'altro discorso. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Come al solito qua in alto, noi ci vediamo con il prossimo, mi raccomando, seguite sempre Power King Chip Tuning, importantissimo su tutti i social, su tutte le piattaforme, così che i vari algoritmi di queste piattaforme capiscano che i contenuti sono interessanti e più persone dovrebbero vederli, speriamo. A tutti un saluto, alla prossima.